Vittoria Puccini, la tua è una carriera importantissima, vieni qui, trovi tanto entusiasmo, tanti ragazzi giovani. E quali consigli ti senti di dare ai ragazzi che vogliono intraprendere il percorso di attore, attrice? I consigli sono quelli di coltivare sempre la propria passione per questo mestiere, che è la cosa più importante, il motore più importante, quello che ci può far arrivare ad ottenere risultati grandi e la curiosità nei confronti del lavoro, ma in generale anche della vita, perché poi per far bene questo lavoro bisogna sempre essere molto curiosi e affamati di esperienze sempre nuove e anche in ascolto delle esperienze degli altri, perché si attinge un po' sia al proprio vissuto che a quello degli altri per arricchire la valigia dell'attore, no? Questo bagaglio di vita che poi utilizziamo anche quando andiamo a costruire un personaggio. E poi di non arrendersi, perché all'inizio la gavetta può essere faticosa, può essere dura, i primi provini che si sbagliano, i no che si ricevono possono fare male, e possono anche demoralizzare, ma se si ha passione bisogna continuare ad andare avanti, crederci, non mollare e insistere senza farsi buttare giù dai primi insuccessi. Noi siamo una radio appunto per bambini, trasmettiamo canzoni, ma anche racconti, favole. C'è un racconto, una favola legata alla tua infanzia che ricordi particolarmente con gioia, diciamo? Beh, Pinocchio sicuramente, prima di tutto, anche perché io sono toscana, sono di Firenze e quindi c'era proprio questa tradizione in casa di mio padre, che noi abbiamo un giardino in collina a Firenze, prendeva questo pezzo di legno e se lo metteva in braccio e iniziava a raccontarmi lui la favola di Pinocchio, facendo finta che quello nelle sue braccia fosse il legno da cui Geppetto poi costruiva il burattino. E quindi sì, forse quella è la prima storia che mi viene in mente. Da settembre saremo invece partner dello Zecchino d'Oro. C'è una canzone dello Zecchino d'Oro che ricordi ancora? 44 Ganti. Senti, per finire voglio chiederti se c'è un sogno che avevi quando eri ragazza e che ancora oggi vorresti in qualche modo realizzare, che ti è rimasto. Ma i sogni cambiano in continuazione. Sicuramente da ragazza avevo il sogno di diventare attrice e questo l'ho realizzato, però non bisogna mai smettere di sognare, non bisogna mai sentirsi arrivati, bisogna sempre puntare più in alto, cercare sempre di migliorarsi, mettersi sempre in discussione. Quindi ogni giorno un sogno diverso, di interpretare un ruolo che ancora non ho interpretato, di lavorare con un regista che ancora non ho conosciuto e col quale ancora non ho avuto il piacere di lavorare. Quindi insomma mi auguro di non smettere mai di sognare. Salutiamo i ragazzi di Rai Radio Kids. Un saluto speciale a tutti i ragazzi di Rai Radio Kids.